Sul tema della fiscalità, anche questo è un tema che è stato toccato in occasione della recente relazione che il dottor Savona, presidente della Consob, ha fatto, ha licenziato nei giorni scorsi. E c'è un passaggio in particolare, a pagina 13 di questa relazione, dove dice: se la regolamentazione si limitasse a mettere sabbia nel meccanismo e, come ampiamente si discute, a pagarsi nel tassare i guadagni ottenuti, la conseguenza potrebbe essere la continuazione della loro diffusione, che potrebbe sfociare in una nuova crisi di mercato. Quindi c'è un invito tra le righe del presidente Consob a prestare attenzione anche agli interventi di tipo fiscale che, evidentemente, in un momento in cui le criptovalute, soprattutto nei mesi scorsi, nelle ultime settimane sono scese un pochino, sono cresciute molto nei mesi scorsi, hanno prodotto significative plusvalenze, e uno dei temi è: ma come tasso, se le tasso queste plusvalenze? Beh, quindi la domanda che mi è stata fatta è più che lecita e, devo dire, avevo preparato anche delle slide, ma direi, visto il poco tempo, la racconto molto velocemente, a voce. Oggi, da un punto di vista fiscale, le criptovalute vengono considerate dall'amministrazione fiscale, dall'Agenzia delle Entrate, alla stregua di valute estere, e come tali vengono trattate ai fini della loro indicazione nel quadro RW della dichiarazione dei redditi. Quindi questo è un quadro dichiarativo, come sappiamo, che viene utilizzato, deve essere compilato da chi detiene delle attività considerate fisicamente o anche solo elettronicamente, come è il caso delle criptovalute fuori dai confini nazionali. Nel caso specifico delle criptovalute, secondo l'agenzia, non è sufficiente detenere lo 0, di una criptovaluta, ma occorre detenere per almeno 7 giorni più dei vecchi 100 milioni di lire in criptovalute. Se si supera questa soglia, si ha l'obbligo di indicare la detenzione delle criptovalute, quindi per importi superiori a 51.000 e rotti euro per 7 giorni consecutivi, nel quadro RW, che però è un quadro dichiarativo, non è un quadro impositivo. La stessa amministrazione ha poi ricordato, nelle istruzioni che accompagnano la compilazione della dichiarazione dei redditi, che vanno altresì riportate nel quadro RT della dichiarazione dei redditi quelle che sono le eventuali plusvalenze derivanti dalla vendita delle criptovalute, e queste plusvalenze vanno tassate al 26%. Non possono essere tassate attraverso l'intervento di un sostituto d'imposta, perché non sono redditi per i quali ad oggi può intervenire un sostituto d'imposta alla stessa stregua di quanto avviene per il capital gain derivante dalla vendita di un'azione, di un'obbligazione, di un titolo e via discorrendo. È uno dei temi che, per quanto ci riguarda, abbiamo portato all'attenzione nei mesi scorsi dell'Agenzia delle Entrate anche con un interpello, e cioè di prevedere, per comodità e semplificazione di chi detiene le criptovalute, e anche nell'interesse dell'amministrazione pubblica, di consentire alla fiduciaria di fare da sostituto d'imposta anche su questi tipi di redditi derivanti appunto dalla vendita delle criptovalute. L'Agenzia delle Entrate ci ha dato un primo riscontro interlocutorio, con il quale ha sostanzialmente chiesto qualche piccolo chiarimento sul testo con il quale abbiamo accompagnato l'interpello, il testo di mandato attraverso il quale regolare l'attività della fiduciaria, e nello stesso tempo ci ha fatto chiaramente intendere che la risposta non poteva prescindere da un passaggio preliminare presso due autorità di vigilanza che sono state citate più volte oggi, cioè Banca d'Italia e Consob, perché dalla riqualificare la criptovaluta come uno strumento finanziario discenderebbero evidentemente anche tutta una serie di conseguenze sul piano dell'applicazione delle norme del testo unico della finanza e del testo unico bancario. Quindi anche qui è un work in progress che evidentemente vede Agenzia delle Entrate, Banca d'Italia e Consob
chiamati necessariamente a trovare un punto d'incontro che vada comunque nella direzione in cui, come già è stato ricordato anche da chi mi ha preceduto e prima dal dottor Manieri, il tema della MICAR, che è questa nuova direttiva europea che tende a dare una comune regolamentazione appunto alle criptovalute. A livello europeo cosa sta succedendo? A livello fiscale non c'è per ora un comune sentire, si è alla ricerca di una comune regolamentazione sul piano finanziario e sul piano bancario. Sul piano invece fiscale gli stati stanno andando un po' in ordine sparso. C'è da segnalare che, a conferma se vogliamo però dell'attenzione che anche stati importanti come ad esempio la Germania hanno autorizzato, il Parlamento federale tedesco ha autorizzato le circa 4.000 special funds di investire in criptovalute fino al 20% dei loro investimenti per un ammontare stimato in 240 miliardi di euro. È evidente perché mi piace segnalare questo passaggio ancora una volta della relazione di Consob. È un passaggio che ci fa capire che a livello europeo e non di uno stato piccolino ma della Germania l'attenzione verso le criptovalute è in crescita, tanto che, e evidentemente ne vedono forse più che dei rischi delle opportunità, tanto da autorizzare i fondi speciali creati a livello locale ad investire fino al 20% dei loro investimenti, che è una cifra enorme anche percentualmente, quindi è un rischio di esposizione molto significativo per un ammontare stimato di circa 240 miliardi di euro. In tutto questo che cosa può fare o che cosa potrà fare eventualmente la fiduciaria? Beh, la fiduciaria l'abbiamo già ricordato anche in altre occasioni e in altri webinar, anche moderati da te Francesco, la fiduciaria ha il vantaggio di essere ieri, oggi e speriamo per lungo tempo ancora, l'unico soggetto che per riserva di legge può amministrare beni per conto di terzi. La norma del 39 dice l'amministrazione di beni per conto terzi con o senza l'intestazione. Quindi che cosa sono i beni? Beh, il concetto di bene è un concetto dai contorni molto più ampi, qui me lo insegna il professore da buon civilista, i contorni di definizione del bene sono molto più ampi e meno stringenti di quelli che sono i contorni dello strumento finanziario. Quindi già oggi la fiduciaria può prendere in amministrazione delle criptovalute, dei depositi in criptovalute, perché non è un'attività che va contro delle riserve di legge, non è un'attività che si scontra con dei divieti, ma è semplicemente un'attività che rientra a pieno titolo nel novero delle attività che la fiduciaria può svolgere. Non sono ancora molte le fiduciarie che hanno deciso di candidarsi a svolgere questa attività. Noi ci stiamo attrezzando e aspettiamo ovviamente per poterlo fare al meglio questo chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate, però è un mondo nuovo che riteniamo non possa essere un mondo solo perché nuovo da tenere lontano. È un mondo da conoscere in primo luogo e l'obiettivo di questi incontri è anche in primo luogo quello di conoscere questi mondi nuovi che si stanno affacciando e ai quali soprattutto dobbiamo guardare con la curiosità più che con la preoccupazione, fermo restando che la preoccupazione, come già ci ha ricordato il dottor Manieri, è una parte integrante di questo mondo, perché è un mondo dai contorni poco chiari e che si presta ad essere potenzialmente abusato, ma purtroppo il tema dell'abusivismo è un tema intrinseco non solo a tutto quello che è nuovo, ma anche a tutto quello che già abbiamo oggi, pensiamo al contante, giusto per fare un esempio.